Paolo Teri fa presto, come Antonio Recalcati, un importante pittore che fu molto amico mio e che è morto da poco, produce impronte. Impronte, sono impronte di oggetti, di stoffe che creano un effetto informale che in qualche modo richiama la grande pittura di Burri, oppure sono impronte pittoriche che diventano forme astratte in cui si vedono delle sagome che però perdono la loro identità fisica riconoscibile per diventare delle macchie, ed è il caso di Andando insieme o di Generazioni a confronto. Sono impressioni, come lui le definisce, sono impronte, sono macchie, quindi con un procedimento di controluce che è particolarmente originale e che parte dalla realtà, dalla documentazione, da un episodio preso come un'istantanea fotografica e poi si cala pazientemente su una tela per diventare l'impronta di quella immagine. Lo si vede come tecnica costante che rappresenta, dicevo in un riferimento a Recalcati, un procedere che ha una sua storia e che legittima una ricerca che non sia soltanto un capriccio personale, ma che diventa un metodo e un sistema di riferimenti ad alcune delle ricerche di quella che nel movimento che egli ha chiamato nerismo, che nel prevalere dei neri, è una attrazione per l'antimateria, per il vuoto che tutto assorbe e nasconde ma non distrugge, sono le sue parole. E nel prevalere di queste macchie, che sono poi immagini fotografiche in cui il nero prevale sul chiaro, dice, il nero rinasce a nuova vita perché se la luce solare rende manifesti forme e colori, la sua assenza li nasconde, ma visibili o non visibili, essi comunque sono presenti. Il nero, filosoficamente parlando, conterrà tutte le forme e tutti i colori. E questo può essere, lo diceva anche De Chirico, ma quello che ci interessa è che si tratta di impronte della realtà. È come se fossero delle ombre dei corpi che diventano, attraverso il nero, i soggetti prevalenti dei suoi dipinti. Quindi un modo apparentemente facile, ma che in realtà nasconde una ricerca di quello che sta dall'altra parte della luce, di quello che sta dietro, del negativo rispetto al positivo. E queste impronte sono la testimonianza della ricerca originale di Paolo Lucchieri.